partirà e dimenticherà tutto. Ma noi siamo obbligati a vivere qui con della gente che ha la memoria lunga quanto un libro di storia. Non ti muovere. Isabel, vacci prima che faccia buio. Signora Tessier, 20 anni fa mia madre è venuta a prendere un libro che ha fatto arrivare da Quebec. Io ero con lei, avevo 10 anni, se mi ricorda. C'è un pacchetto per me. Ti ho scritto perché mi mancavi e volevo che tornassi qui. Invece tu sei tornato per far sudar freddo a quelli del paese, non per me, non per sollevarmi. Non dire così, Isa. È Luke ti vuole un bene grande come le dighe sul fiume Peribonka. Grande, eh? E lasciami. Sbatterà giù dall'organo la clavò e poi... Luke, c'è la macchina del signor Savard. Va a nasconderti. E perché? Faremo una sorpresa a Martin. E così hai attraversato l'oceano per venire a piangere sulla mia tomba. Uno scherzo! Sei proprio tu una specialista in cadavere. Uno scherzo! È una broma. Mi avete fatto attraversare l'oceano per uno scherzo. Mi piacerebbe sapere cosa sta succedendo. Isabel mi ha telefonato ieri in Germania. Diventata lieta una pallona.
Se solo uno di Saint-Lougère come ce ne sono a dozzine. Se solo uno che non ho scelto, perché non c'era scelta. Se solo quello che stanno diventando anche i miei figli. Gente uguale che fa tutto uguale. Domani partirò con Luke a Montréal. Luke, lasciala tranquilla. Lasciarla tranquilla? Mi hai spedito dall'altra parte dell'oceano facendomi credere che fosse in Spagna solo perché la lasciassi tranquilla? Lasciatemela! Lasciatemela! Te l'abbiamo lasciata e guarda che cosa le hai fatto! Una donna di 27 anni che ha la maturità di una bambina di 12 e un vocabolario dell'elenco del telefono! Fatti i fatti tuoi, Luke! E lei non gli racconterà un dramma esotico più disperata. Partiamo. No! Solo 5 minuti fa volevi partire, perché no? Perché no? Grazie. Perché? Perché non sei altro che una deficiente e non mi ci vedo bloccata a Montréal con una deficiente! Luke! Sai, Luke, la peggior parola che gli si può dire a qualcuno? Bene, te la grido! Devono essere cominciate le litanie dei santi in chiesa. Non dimenticare la mantiglia. Isabelle ti abbandona oggi. Isabelle, ho $1,000 da parte. Potrai comprare tutto quello che vuoi per te. Il destino è corso irrevocabile degli avvenimenti di una vita. Isabel dirà a suo figlio che negli avvenimenti della sua vita voi non ci sarete più. Non dimenticate di mangiare il prosciutto e la tradizione. Immaginavo proprio così nostra madre, libera.
avrei tanto voluto che fosse venuta davvero!